Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi noi andremo a provare queste bellissime perline, che sono le perline che andavano di moda un po' di tempo fa. E sono delle perline fatte così, sono di plastica che al calore si scioglie molto facilmente. E noi le andiamo a mettere su su sto affare di plastica che ha dei chiodini. E noi andiamo a mettere la nostra perlina qui sul chiodino e ne mettiamo tante e facciamo un disegno. E poi ci metti un pezzo di carta forno e con il ferro da stiro vai, e poi verrà fuori una forma che possiamo usarla come portachiavi, come spilla se ci attacchi dietro. Fatto sta, io non l'ho mai provata perché è da un bel po' che ci sono, e adesso andremo a provare, quindi andiamo. Ok ragazzi, oggi io voglio fare un mini segnalibro. Lo faremo più o meno così, su questa parte qui, tutto arancione, perché se non lo sapete il mio colore preferito è l'arancione. E iniziamo a fare tutto il contorno del nostro segnalibro e boom. E poi procediamo a fare il resto, e in mezzo metterò dei pezzi verdi un po' sparsi. Adesso vedo un po' come farlo. Ok ragazzi, abbiamo messo tutte le nostre perline e adesso prendiamo sempre il nostro chiamiamolo pezzo di plastica, questo qui, e con sopra le perline, e ci andiamo a mettere sopra un pezzo di carta forno comune e ce l'andiamo solamente a mettere sopra così. E adesso andiamo a prendere il nostro ferro da stiro che si è già scaldato e andiamo un po' sopra, diamo una passata e poi tiriamo su, diamo una passata e poi tiriamo su fino a quando vediamo che la plastica si è sciolta bene dappertutto. Scusate il fumo che si sarà appannata tutta la telecamera. E adesso possiamo vedere che si è attaccato tutto. Questa plastica quando si scioglie si asciuga subito. E possiamo prenderla e girarla e vedere che è già tutta attaccata. Però è solo da una parte, infatti come potete vedere è bella flessibile. Noi dobbiamo fare che appoggiarla e rimetterci sopra la nostra, togliere il nostro pezzo di plastica e metterci sopra di nuovo la nostra carta forno, e andiamo a dare una seconda passata dall'altra parte.
e fino a quando non vediamo che è sciolto come vogliamo. Aspettiamo qualche secondo, ma veramente poco, pochissimo, e andiamo a prendere il nostro segnalino. Ragazzi, scotta ancora un po', però potete vedere come è venuto, si è sciolta la plastica e abbiamo il nostro bellissimo segnalibro fatto in casa con le perline. Se volete altri video delle perline, scrivetemene nei commenti e io proverò a fare altre forme. E boh, questo era tutto e al prossimo video!